Bene, allora buongiorno a tutti e ringrazio per aver accettato l'invito nostro di Itinerari Previdenziali e essere qua oggi a questo convegno che si occuperà della gestione dei patrimoni a fini previdenziali. Ormai il nostro è diventato un appuntamento direi annuale, fisso, un po' tradizionale anche, e è tuttavia una delle poche occasioni in cui riusciamo a incontrarci tra le società che costruiscono i prodotti finanziari o assicurativi o gestionali e i responsabili degli enti, delle casse, delle fondazioni, insomma, in sostanza, i grandi investitori istituzionali del paese. È un incontro che fortunatamente non è né celebrativo perché non abbiamo alcun anniversario da festeggiare e non è nemmeno liturgico perché nessuno ci ha obbligati a farlo. Vuole essere un incontro su un tema specifico. Un tema vero e soprattutto un incontro in cui lasciamo un po' da parte le nostre copie giornaliere, tutte le nostre come dire, dinamicità e ci concentriamo su un tema proprio per poi poter ripartire un po' più, come dire, pieni di contenuti. Questo è lo spirito un po' dei nostri incontri sostanzialmente, di fare senza troppa fretta e con un po' di approfondimento gli studi che ci servono per poter andare avanti nelle nostre attività. E questo sarà anche lo spirito del viaggio che vi presenterò a fine di mattinata e che dibatterà di un tema che è conseguenziale a questo. Oltre a progettare questi incontri, insomma queste iniziative, abbiamo quest'anno varato un programma di formazione che voi trovate all'ingresso al corner di Itinerari Previdenziali Formazione e prevede la realizzazione di un master di secondo livello in assicurazione, previdenza sociale, sia pubblica che complementare, assistenza sanitaria integrativa e 3 corsi di formazione specialistici. Nella dinamicità di quel che si è sviluppato con alcuni enti pubblici e con l'Università di Castellanza, l'Università Carlo Cattaneo, i tempi si sono un po' ristretti, avete le brochure a vostra disposizione, se ritenete che all'interno della vostra organizzazione qualcuno debba partecipare o possa partecipare, insomma, avete tutta la documentazione. Prima di presentare i contenuti della nostra giornata, darei una parola al padrone di casa, all'amico Marco Bertini, che è presidente di Cassa Forense, per darci un saluto e alcune brevi considerazioni, così intanto io mi sposto dall'altra parte per presentarvi poi alcune slide. Prego, Marco.